Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi sono qui con un video informativo sul Team of the Season. O meglio, diciamo che non è proprio sul Team of the Season, ma su come comportarci per quanto riguarda i giocatori, la vendita dei giocatori e diciamo un po' la compravendita. Quindi oggi praticamente un video come all'Italian in cui vi mostrerò tutto il mio club e vi mostrerò che di fatto ho venduto tutti i giocatori che avevo per prepararmi ai Team of the Season che si stanno sempre più avvicinando. Comunque aspettatevi un video molto più preciso e dettagliato con tutte le informazioni a breve, dato vi mostro i giocatori che sono riuscito a vendere, tutti praticamente i top player che avevo nel mio club li ho venduti, tra cui Suarez, Ibrahimovic, anche altri giocatori che forse non conoscevate ma che vi porterò comunque, squad builder tipo Aubameyang, Sif, davvero un giocatore fortissimo che vi porterò anche la recensione. E il mio consiglio quindi, visto che ormai ci stiamo sempre più avvicinando ai Team of the Season, è di vendere tutti i giocatori più costosi che avete, visto che recentemente c'è stato anche un abbassamento dei price range. Quindi per evitare di perderci altri crediti vi conviene vendere tutto, o meglio tenervi soltanto una squadra, quella che prediligete, e giocare con quella, mentre vendere il resto dei top player perché potrebbero svalutarsi di molto. Diciamo che quest'anno, a differenza degli anni precedenti in cui, per dire, ho fatto solo un pack opening, farò un pack opening per ogni Team of the Season, quindi anche probabilmente per i Team of the Season most consistent, ossia quei giocatori che non sono mai usciti in form, che escono in questo, diciamo, Team of the Season. Come al solito vi ricordo che più o meno i Team of the Season escono verso maggio. L'anno scorso sono usciti molto in precedenza, visto che dopo ci sarebbe stato il mondiale. Intanto, come potete vedere, sono riuscito a raggranellare più o meno sui 2 milioni avendo venduto quasi tutto. Sono tenuto soltanto qualche squadra. Comunque vi ricordo che ho sempre messi a disposizione, di cui vi porterò anche altri video a riguardo, scriviamo. Quindi il mio consiglio finale è di vendere tutto quello che di costoso avete e di tenervi una squadra con cui giocare, visto che i Team of the Season si stanno avvicinando e i prezzi dei giocatori potrebbero iniziare a abbassarsi. Notizia che inizia a circolare il fatto che quest'anno potrebbero uscire delle carte rosa, ma non ci si spiega ancora bene per cosa si possono riferire, se magari a delle categorie specifiche tipo capocannonieri. Adesso che ho un po' di crediti ho riniziato a fare un po' di compravendita e mi sto trovando davvero molto bene. Infatti ho fatto già un buon guadagno, ricominciando con i soliti top player che sono sempre quelli della Barclays Premier League, della Bundesliga, comunque quei top player che sono richiestissimi. Quindi vi porterò un video sulla compravendita e vi mostrerò i giocatori su cui investire. Detto questo, io spero che vi sia stato utile questo mio video sui Team of the Season, ma ci sarà un video molto più dettagliato a breve. Detto questo, lasciate un mi piace, ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.